Un libro che racconta una spedizione polare sulle tracce di quella di Nobile. Sì, perché Nobile non è ricordato per questo, è ricordato per lo schianto sul ghiaccio, è ricordato per la tragedia, ma in realtà va ricordato perché il suo dirigibile, l'Italia, che sorvolò il Polo Nord e quindi solo al ritorno della terza spedizione si schiantò sul ghiaccio, fu in realtà il primo Skylab della storia. Era una costruzione futuristica per i tempi, un'avventura con pochissime chance di riuscita, ma era soprattutto pieno di strumentazione scientifica. Nobile aveva conquistato il Polo nel 26 con un dirigibile di sua costruzione venduto ai norvegesi, ribattezzato Norge, ma era costruito a Roma, e con questo l'esploratore voleva semplicemente sorvolare il Polo e non gli interessava assolutamente la scienza. Questo successe nel 26, tutta la gloria andò ai norvegesi, Nobile ricostruì un altro dirigibile con un equipaggio tutto italiano tranne due scienziati, uno svedese e uno cecoslovacco, partì per fare scienza e fare la scienza che è oggi di grandissima attualità, misurare la deriva dei ghiacci, misurare il magnetismo terrestre al polo, capire se c'era una terra o no, perché all'epoca non si sapeva. E quindi noi abbiamo voluto, in chiave, diciamo, diversa perché abbiamo usato una barca a vela, comunque avventurosa allo stesso modo, ma abbiamo voluto celebrare la scienza di Nobile vista con le conoscenze di oggi, ancora più attuali perché oggi l'Artico lo stiamo perdendo. Punto Nave, un libro che è un po' un diario di bordo di questi anni così difficili. Sì, è nato negli anni 2011-2012, che sono stati per me una tappa professionale particolarmente importante. 2011 gli sbarchi a Lampedusa, il primo grande afflusso nel periodo della cosiddetta primavera araba, 2012 Costa Concordia, ed è una fase professionale per me che ha corrisposto non soltanto a una tappa di lavoro ma anche una vicenda umana di una forza straordinaria che mi sta guidando adesso a interpretare quella che è la crisi di questi giorni, una crisi nuova, con particolari caratteristiche, che però ancora una volta ci riporta all'urgenza del soccorso e all'urgenza della comprensione. Il mare, visto da questa parte del mondo, è svago, è economia. Per un'altra parte del mondo è da una parte la speranza e dall'altra anche il mettere a rischio la propria vita per tentare di trovare una vita migliore. È così. E tra l'una e l'altra vicenda, legata comunque dalla presenza del mare, è difficile, anzi io credo impossibile, stabilire dei confini, alzare dei muri. E ieri sera ne abbiamo parlato, è la legge dei vasi comunicanti. Da una parte ci stanno cose di un certo tipo, risorse, possibilità, dall'altra c'è la paura, ci sono oggi anche queste vicende che abbiamo in questi giorni registrato, il ciclone in Libia, il terremoto in Marocco e poi tutto il resto, la crisi geopolitica che riguarda il Nord Africa. Il mare sta in mezzo, noi siamo da questa parte. Difficile stabilire, alzare dei muri, stabilire dei confini che non siano confini di partecipazione e di attenzione. Superata la crisi, se questi confini saranno quelli giusti, ci sarà la possibilità di avviare nei confronti dei paesi africani una possibile, non solo diplomazia, ma politica, economia, che sappia guardare al futuro.